Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di come si è giunti all'evento storico a cui abbiamo assistito il 18 febbraio scorso, cioè l'atterraggio della sonda robotica Perseverance su Marte, e capiremo anche perché si è giunti a darle questo nome. Marte, il pianeta rosso, ha sempre attirato l'attenzione degli astronomi come il pianeta del sistema solare più simile alla Terra come temperature, alternanza di stagioni e durata del giorno, anche se per contro è molto più piccolo della Terra, dista molto di più dal Sole e il suo anno dura circa 2 anni dei nostri. Uno dei più grandi esploratori di Marte, stando a Milano e naturalmente usando il telescopio, fu Giovanni Schiaparelli, direttore dell'osservatorio di Brera nel XIX secolo. Lui fu il primo a tracciare delle bellissime carte topografiche di Marte, dalle quali apparivano ampie pianure e corsi fluviali rettilinei. Questi ultimi poi si rivelarono essere delle illusioni ottiche, ma, complice una errata traduzione in inglese, furono ritenuti da molti astronomi dei canali artificiali, scavati da una ipotetica civiltà marziana. Tra questi il famoso astronomo americano Percival Lowell, fondatore dell'osservatorio di Flagstaff in Arizona, che vedete in questa fotografia, dove, per inciso, 16 anni più tardi, si sarebbe poi scoperto Plutone. Comunque, anche grazie al fatto che Marte mostrava variazioni stagionali di colore, moltissimi astronomi erano convinti che Marte ospitasse forme evolute di vita. E così, quando la NASA decise di mandare la sonda Mariner 4 nel 1964 a visitare Marte, la delusione fu enorme. Marte si rivelò essere un freddissimo e arido deserto di pietre, sabbia ferrosa, pochissima atmosfera fatta soprattutto di anidride carbonica e apparentemente senza vita. Però qui si vede cosa vuol dire perseverare per la scienza. Mai accontentarsi di ciò che si scopre, ma sempre andare a cercare nuove domande. Ad esempio, forse la vita c'è stata, oppure c'è ancora, però magari si è fermata allo stadio microscopico alcuni miliardi di anni fa. Quindi, una decina di anni dopo, la NASA decide di mandare dei lander, cioè dei veicoli che si posano sul suolo marziano, i Viking, con un laboratorio biochimico a bordo. I risultati sono molto interessanti, non li stiamo a spiegare in dettaglio qui, però alcuni aspetti non quadrano. Però la maggior parte delle persone si sarebbe fermata a questo stadio e invece gli scienziati decidono di perseverare, di cercare di capirci di più. E così, a partire dagli anni 90, come vedete in questa simulazione, vengono inviate sonde orbitanti per mappare Marte, compiere analisi spettroscopiche dallo spazio e analisi chimiche dei gas atmosferici. Da questi studi si capisce che Marte deve avere avuto un'atmosfera e acqua liquida in passato, con fiumi, laghi, mari e oceani, ma forse 3 miliardi di anni fa circa, deve avere perso il suo campo magnetico e quindi l'atmosfera con l'acqua liquida si è dispersa nello spazio. Oltre alle sonde orbitanti, riusciamo a mandare su Marte altri lander e ben 4 rover, cioè veicoli su ruote radiocomandati con a bordo strumenti scientifici. Il Mars Pathfinder, il rover gemelli Spirit Opportunity e infine Curiosity nel 2012. Questa figura, questo bel poster fatto da Amy Lagdavalla, vedete molto bene un riassunto di tutte le missioni marziane, quelle riuscite e quelle fallite. È un pochino datato questo poster, in realtà alcune di queste missioni mostrate come future appunto sono già arrivate, come Perseverance e Tianwen 1 per esempio. Però insomma, pensate che per raggiungere questo risultato si è sfruttata ogni finestra possibile di lancio. Questo si chiama veramente perseverare, specialmente se pensiamo che 2 missioni su 3 fallivano, o si perdevano nello spazio o si schiantavano all'atterraggio. E la perseveranza a un certo punto ci premia. Qui vedete come la mappatura di Marte dall'orbita mostri numerosi bacini fluviali e lacustri, segno che un tempo l'acqua liquida c'era in abbondanza. Poi la sonda Phoenix, atterrata vicino al polo nord marziano, trova ghiaccio d'acqua poco sotto la sua superficie, giusto sotto le sue zampe. E infine la sonda Opportunity, rover Opportunity, trova delle microsfere di ematite, un ossido di ferro che si forma soltanto in soluzione acquosa. Bene, potremmo accontentarci quindi delle scoperte che abbiamo fatto? Ma certamente no. Quindi
è giunto il momento finalmente di cercare i segni della vita presente o passata su Marte. Così, il 30 luglio 2020, fra l'altro in piena pandemia, NASA lancia Mars 2020, una versione più evoluta di Curiosity verso il pianeta rosso, equipaggiata di strumenti avanzati, fra cui fra l'altro un braccio robotico realizzato in Italia, che servirà a raccogliere campioni di rocce che fra alcuni anni verranno portati a Terra. Questo rover ha un nome, scelto da un ragazzino della Virginia, Perseverance, in onore della nostra cocciutaggine, diciamo, per superare le difficoltà e le frustrazioni immancabili in questa ricerca. E Perseverance inizia il suo viaggio di quasi 7 mesi per raggiungere l'orbita di Marte. Il suo obiettivo è di raggiungere il cratere Jezero, vicino ai sedimenti lasciati dal delta di un antico fiume. Bene, quale posto migliore per cercare segni di vita? E così, il 18 febbraio, Perseverance inizia la sequenza di discesa. In maniera del tutto automatica, durerà solo 7 minuti, ma la Terra è a 11 minuti luce di distanza e quindi i tecnici della NASA non possono intervenire se qualcosa va storto e tra l'altro la sequenza non c'era modo di provarla prima sulla Terra. Da prima ci pensa l'attrito dell'atmosfera a rallentare la sonda, ben protetta da uno scudo termico. Poi si apre il paracadute supersonico e la sonda rallenta ulteriormente. È la stessa tecnica sperimentata per l'atterraggio di Curiosity, ma in più, questa volta, la discesa è guidata non solo dal radar che misura la distanza dal terreno, ma anche dal computer di bordo, collegato a una telecamera, che cerca un posto adatto e un atterraggio sicuro. E mentre Perseverance scende, attaccato al paracadute, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter lo vede e lo immortala. E sullo sfondo si vede bene il cratere Jezero. E infine, a circa 2 km di quota, la Sky Crane, quindi la gru che deve calare il rover fino a terra, si sgancia, rallentata dai razzi di discesa che la fanno quasi fermare a circa 20 metri dal suolo. E qui vedete l'ultima fase. La Sky Crane cala il rover fino a appoggiarlo sulla superficie marziana. E allora Perseverance taglia gli ormeggi, rimane libero e può iniziare le operazioni. E la prima cosa che fa, cos'è? Mandarci una foto di Marte, che conferma che tutto è andato bene. E qui mi piace concludere come messaggio finale che, insomma, grazie alla perseveranza della nostra specie umana, siamo arrivati un'altra volta su Marte e stiamo a vedere se riusciremo a trovare le tracce della vita su Marte. Io vi raccomando di seguire gli sviluppi sul link della NASA che vi lascio nel testo, che si annunciano veramente emozionanti. Un saluto a tutti.